Ed eccoci con un'altra delle nostre classifiche. Oggi analizzeremo i 10 migliori anime di tipo harem. Eh? Cosa? Non sapete cosa sono gli anime harem? Harem, HRM, è un genere di anime in cui il personaggio principale è circondato da più personaggi del sesso opposto, che di solito sono tutti potenziali interessi amorosi. Questo genere è spesso mescolato con anime di genere romantico, commedia o anche ecchi. Il personaggio principale è solitamente un maschio. Se il protagonista è una femmina con più corteggiatori maschi, l'anime è indicato come harem inverso, reverse HRM. Dato che questo genere è piuttosto popolare negli ultimi anni, abbiamo deciso, in collaborazione con Chiki Kid, di creare una top 10 dei migliori anime che potete guardare. E se questo video arriva almeno a 1200 mi piace, faremo anche la classifica dei 10 migliori anime di harem reverse, per la gioia di tutte le fujoshi che seguono questo canale. 10. Nagasarete Eirantō. La storia parla di un ragazzo che, dopo aver litigato con suo padre ed essere scappato imbucandosi su una nave vacanze, si ritrova su un'isola deserta piena di donne ossessionate da lui perché non hanno mai visto un maschio prima. Le donzelle cercano di inseguirlo ogni minuto di ogni singolo giorno. Essere inseguito da molte ragazze potrebbe essere un sogno che si avvera per la maggior parte dei maschietti, ma per Ikuto è un incubo orribile. 9. Trinity Seven. Quando un sole nero si mostra nel cielo, accade qualcosa chiamato collasso del fenomeno. E Arata Kasuga si rende conto che qualcosa è terribilmente fuori dal mondo. Il cugino Hijiri Kasuga scompare e decide di arruolarsi in un'accademia di maghi per cercarlo. Lì incontra il meglio del meglio in fatto di magia, il Trinity Seven. Cosa contraddistingue questa serie dalle altre di questo genere? Beh, che il protagonista va d'accordo con tutte le ragazze che gli stanno intorno. 8. Grisaia no Kajitsu. Quest'opera è un anime HRM standard. Uno, perché è di genere psicologico, una rarità per questo tipo di anime. Due, perché è un thriller pieno di suspense e sviluppi inaspettati. Tutte qualità che lo rendono eccezionale e diverso dagli altri. La storia si svolge in una scuola speciale dedicata alla riforma degli studenti che sono mele marce. Lì incontreremo 5 studentesse con segreti terribili e deplorevoli. Fino ad ora tutti i partecipanti della scuola erano donne, ma poi un giorno uno studente maschio entra a far parte della classe. Nonostante tutti abbiano segreti oscuri, il nuovo studente Kazami Yuji potrebbe avere il segreto più terribile di tutti. 7. The Hentai Prince and the Stony Cat. Se pensate che questo sia l'ennesimo HRM insensato con cliché abusati e quant'altro, allora avete ragione, ma non completamente. Vi aspetta una grande sorpresa. Quest'opera unisce molti generi: harem, ecchi, romantic, comedy. Dopo aver appreso dell'esistenza di un gatto di pietra che esaudisce i desideri, Yuto Yokodera decide di fare un tentativo per far emergere il suo vero sé e mostrare la sua natura perversa al mondo. Dopo essere sempre stato considerato puro innocente, ne ha abbastanza di non essere in grado di rappresentare ed esprimere il suo vero io. Tuttavia, presto dovrà affrontare complicazioni imprevedibili della sua nuova vita. 6. Sekano. Questa è una serie che brilla per quanto riguarda la trama e la natura comica. Il più grande otaku della scuola, Aki Tomoyo, incappa in quella che sembra essere la sua ragazza perfetta. Il cuore inizia a battergli all'improvviso, inducendolo a voler creare un gioco basato su quel momento speciale, anche se non sa chi sia la ragazza. Si impegnerà moltissimo nel suo nuovo progetto, al punto che arruola due dei più famosi studenti della sua scuola, Eriri Spencer Sawamura e Uta Kazumigaoka. Per farsi aiutare. Più tardi quel giorno incrocia nuovamente quella ragazza apparentemente perfetta, solo che questa volta con sua sorpresa non è in realtà chi pensava di essere. 5. Nisekoi. Anime che riuscirà a trasportarvi in un mondo che è incredibilmente efficace, tanto che non la si vede più come una serie HRM qualunque. Quando era un bambino, Raku Ichijou aveva fatto una promessa a una certa ragazza: quando si fossero finalmente riuniti un giorno si sarebbero sposati. Fino ad oggi regge il ciondolo che la giovane gli diede. Tuttavia, anni dopo, al liceo, si prende una cotta per una ragazza di nome Kosaki Onodera. Ma la sua famiglia è del gruppo Yakuza, noto come Shuegumi, ed egli è l'unico erede, così è costretto ad andare d'accordo con una ragazza di nome Kitoge Kirisaki, ovvero l'erede di un altro gruppo chiamato Beehive Gangster. Cosa farà Kosaki? 4. Haganai. Opera piena di battute che vi farà ridere ad ogni momento, pieno di situazioni imbarazzanti ed esilaranti. Kodaka Asegawa è sempre stato trattato come un delinquente a causa del colore dei suoi capelli. Al liceo incontra una giovane che sembra non parlare con nessuno. Si rende conto che anche lei non ha amici, il che li ha spinti a creare un neighbor club con la missione di fare nuove amicizie. Con il club che cresce, persone, diciamo, originali si uniscono con idee tutte loro su ciò che pensano che gli amici dovrebbero fare insieme. 3. The World God Only Knows. Questo anime parla di Keima
è un grosso gruppo di ragazze che ha conquistato, ma tutte si dimenticano di lui dopo la conquista. Poi un giorno una ragazza demoniaca di nome Elusia lo cerca per aiutarlo a catturare anime fuggite che ora risiedono nel vuoto dei cuori delle ragazze. Quindi Keima deve solo fare in modo che le donne si innamorino di lui per manifestare le loro anime e catturarle nel processo. 2. Date Alive. In un mondo flagellato da terremoti spaziali causati dagli spiriti, l'umanità ha subito innumerevoli perdite per i capricci di questi spiriti. Un giorno, un piano ideato dall'organizzazione Anti-Spiriti Ratatosk si mette in moto. Itsuka Shido entra a far parte del piano in quanto sua sorella Itsuka Kotori è in realtà il capo dell'organizzazione. Ora, poiché la forza bruta non è efficace, Ratatosk chiede a Shido di fare amicizia con gli spiriti e conquistare i loro cuori con risoluzioni pacifiche. 1. To Love Ru. Siamo arrivati sulla vetta di questa classifica con la serie To Love Ru. Rito Yuki è il re dell'HRM, ha un sacco di ragazzi intorno a lui, persino aliene. Il più delle volte questi incontri lo portano a scenari molto imbarazzanti ed esilaranti. Egli sta lottando con la sua vita amorosa, non riesce a trovare il coraggio di confessare il suo amore alla ragazza che gli piace a scuola. Poi un giorno, durante il bagno, una ragazza di nome Lala si manifesta improvvisamente nella stessa vasca da bagno in cui si trovava e afferma di essere un'aliena proveniente dal pianeta Devil Yuk. A peggiorare le cose, la ragazza è inseguita da individui misteriosi provenienti dal suo stesso pianeta. Rito si fionderà a proteggerla senza sapere che quello che sta facendo causerà presto un grosso malinteso. Che ne dite? Siete d'accordo con questa lista? Quale vi ispira di più? Scrivetecelo nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti.